Queste sono delle cheesecake yogurt e ricotta con frutti di bosco, leggerissime, super light, ma buonissime. Una ricetta veramente super facile. Yogurt greco, io uso quello zero calorie naturalmente e ne metto 150 grammi. Ricotta, potete anche prendere la ricotta light per esempio, 170 grammi. Poi ci mettiamo un uovo soltanto. Cominciamo a dare una mescolata. Questi tortini poi li lasciate nel frigo e sembrano dei gelatini. Fabio è impazzito, sono piaciuti tantissimo. Allora, zucchero, potete mettere lo zucchero, ne mettete, non so, 4 bei cucchiai e poi assaggiate. Io invece metto il dolcificante perché voglio che sia super light. Lo metto, mescolo e poi lo assaggio. Facciamo una mescolata un po' più dolce perché sta schizzando dappertutto. Allora, sentiamo. Sono pochissime gocce, secondo me va bene, intanto che ho ancora due. Non bisogna esagerare col dolcificante perché naturalmente poi sennò ha un sapore un po' sintetico. 20 grammi di amido di mais, se non avete l'amido di mais mettete la farina normale, e un po' di scorzetta di limone o lime, quello che preferite. E naturalmente insieme al limone a me piace sempre mettere la vaniglia. E voilà! Si sente il limone, si sente la bacca di vaniglia. Che meraviglia! In 448 un trionfo. Allora, potete usare i pirottini, quelli di alluminio usa e getta, oppure potete usare le forme da da muffin. Io le spennello un po', potete farlo con l'olio, col burro, io proprio lo spruzzino. Questo è l'equivalente di un po' di burro. In alternativa, vi sto dando un sacco di alternative, potete usare anche i pirottini di carta, quelli da muffin, e mettere direttamente la crema dentro i pirottini messi nelle formine. Io non l'ho mai fatto senza i pirottini di carta. Se rimane tutto appiccicato, dovremo rifare la ricetta. Allora, a questo punto, naturalmente voi potete anche mettere le gocce di cioccolato, per esempio, se preferite, ma io voglio fare una cosa un po' leggera, quindi metterò i miei frattini di bosco. Perché non li ho messi prima? Domanda. Perché mescolando poi alla fine soprattutto i lamponi mi si rompono, invece così sono sicura che non si rompono. Ok, secondo me ci siamo. Allora, quanto li cuocio? A occhio direi un 15 minuti a 180 gradi, 20 minuti al massimo. Comunque lo vedete, crescono, si aprono un po' e sono pronti. È passato un quarto d'ora, secondo me sono pronte. Adesso però bisogna farle raffreddare. Visto che amo vivere pericolosamente, non ho messo la carta, cioè i pirottini, nelle formine, quindi potrebbe anche essere che non riesca a sfumarli. Allora, con questo coltellino io li ho passati tutti. Farei proprio così. Ah! Ok, più o meno sono usciti. Eccoli qua. Sono molto buoni, freddi da frigo, eh? Chi è che mi disturba sul più bello?
con un po' di fruttini di bosco, questi così. Eccolo qua, veramente super super light da provare.